Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog del canale. Quest'oggi sono qui per darvi un po' di informazioni riguardo al mio ritorno, visto che ancora non l'ho fatto, e per andare a chiarire alcuni punti riguardo ai futuri video che porterò su questa piattaforma. Innanzitutto volevo ringraziarvi per tutti i complimenti che mi sono arrivati per la serie I Diari, di cui parlerò comunque dopo la fine del capitolo dedicato a Rosso, e che mi hanno davvero motivato a continuare con quel tipo di format, che è un format che, nonostante io abbia abbandonato a un certo punto della mia carriera su YouTube, ho riscoperto appartenermi in maniera molto particolare, e sono contento che, seppur con poche visual effettive, la serie stia piacendo alla maggior parte di voi. Detto ciò, quest'oggi faccio un po' di chiarezza riguardo agli obiettivi e alle modifiche che subirà il canale dal mio ritorno fino a futuro inoltrato. Quello che vorrei migliorare su questo canale, ragazzi, è sia la qualità da una parte che la fidelizzazione del pubblico dall'altra. Per quanto riguarda la qualità, il mio intento sarebbe quello di comprare degli strumenti migliori, come ad esempio un computer che mi permetta di renderizzare a degli FPS più decenti dei 30 con cui state vedendo questo video, e che mi permetta di aumentare in generale la qualità dei video, del rendering, dell'editing e cazzi e mazzi. Perché con il computer che mi trovo adesso, seppur io riesca a registrare abbastanza comodamente, in realtà il problema si presta in fase di editing, dove praticamente non reggo più i programmi di editing, cioè Sony Vegas mi esplode. Ma questa cosa l'avevo già detta in Pokémon Floral Tempus, che vi ho caricato credo mercoledì. Per la verità ci sarebbero tantissime cose che vorrei prendere per il canale, da una fotocamera ancora migliore a un green screen, però chiaramente ci sono i soldi di mezzo e questa cosa non sarà così semplice nel futuro più prossimo. Inoltre, come vi avevo già detto, dopo la maturità, che finirò a breve, andrò a studiare all'Università di Bologna filosofia, molto probabilmente. Di conseguenza ci sarà anche un passaggio, un cambio di casa, che diciamo andranno a influire sicuramente sul canale, in quanto fuori casa io non è che posso registrare subito appena arrivo a Bologna, pam, e mi metto a registrare, devo un attimo assestarmi. Quindi anche lì, per il rinnovamento del canale, dovrò aspettare un po'. Nel frattempo però, come avete visto, non lascio il canale inattivo, ma carico alcuni video che vadano, diciamo, a tappare i buchi, che in generale mi permettono di mantenere il contatto con la mia fanbase e in generale con il mondo di YouTube. Passando per la serie dei diari e per Floral Tempus, che nel momento in cui sto registrando non è ancora uscito, comunque vedete che il canale bene o male si sta mantenendo circa attivo. Per quanto riguarda effettivamente i video, pensavo di incentrare il canale su una diversa tipologia di video, sempre ovviamente senza subordinare me stesso, e infatti nella miniatura vedete Pokémon scritto dietro per tranquillizzarvi. Comunque farò Pokémon, ma ci saranno dei cambi a livello proprio di format. Ho intenzione di portare nuovi format, nuove idee per portare Pokémon in una maniera più originale e per distinguermi di più da quella massa che in realtà si sta sempre più riducendo di youtuber Pokémon, che portano bene o male le stesse cose, seppure con la loro interpretazione chiaramente. L'idea è quella di creare un canale totalmente originale, con dei format che, se non per originalità del format ma per interpretazione degli stessi, mi permettano di risaltare e di far risaltare anche un certo tipo di personalità che mi appartiene. Ho tante idee in mente, ci saranno alcuni format che saranno riprese di vecchi format, ad esempio l'intervista esclusiva Pikachu che avete visto è un format che ho pensato e che è un'evoluzione delle interviste doppie, ma avrò anche dei format in stile vlog, dei format in stile teoria e quant'altro. Chiaramente abbandonerò alcuni format che sinceramente non sento più miei o che comunque penso di aver utilizzato abbastanza. Ad esempio, a meno che non mi vengano altre idee, per il momento il cosa pensano è un format che non riporterò più perché l'ho stuprato in tutte le salse. Un altro format che secondo me sta perdendo molta della sua produttività è ad esempio le canzoni Pokémon prodotte al contrario, che dopo aver ascoltato quelle 3-4 più famose, andando a mettere in reverse anche le altre, ho fatto ad esempio una prova col team di Lance, ma non c'è particolare differenza, e quindi penso sia un format che abbia un po' perso. Per quanto riguarda ad esempio invece il laboratorio di Creepy, anche lì vedrò se riportarlo in un'altra salsa o roba del genere. Di Google ormai è terminato, anche gli ultimi episodi erano abbastanza tirati, quindi insomma ci sarà una rivalutazione generale di tutti i format, e anche, se vogliamo, delle Crazy Lock, delle Nuzlocke e cazzi e mazzi. Non dico che non le porterò più, non dico che non farò più collaborazioni con Luke
comunque con Tia, che è una delle cose che ultimamente mi state più chiedendo, ma ci saranno delle diversificazioni, un modo diverso di trattare questi format, e so di aver cannato una vocale in questa frase. Quindi il canale, in maniera lenta ma progressiva, tenderà ad assumere un'altra forma. Chiaramente un'altra forma che non vada oltre il mio campo di competenza, ossia sostanzialmente il mondo Pokémon. Non sarà un cambiamento totale del canale, non vedrete un altro creepy, vedrete semplicemente un canale che definirei più serio. Più serio, più improntato, più chiaro e più diversificato rispetto agli altri. Chiaramente i tempi sono un po' maturi per andarvi a dire quali format porterò, quali no, quali saranno in un certo modo, quali in un altro, ma per il momento vi basti sapere che il canale ha in progetto grandi cambiamenti. Oggi le vocali non ce le ho. Grandi cambiamenti e, oltre a quello, anche un rinnovamento di qualità, perlomeno nella mia testa. Avete già visto Floral Tempus, che è uscito a 50 fps, che è una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, quindi già da lì sto cercando di movimentarmi un pochino. C'è anche un discorso di soldi, ma quello non lo decido io. L'ultimo fattore di cui andare a parlare è la frequenza video, che sarà sicuramente minore, perché comunque andrò all'università e quindi ci sarà bisogno che io mi metta d'impegno, sia perché comunque ci saranno video più elaborati, quindi magari non più un video al giorno, ma magari un video ogni 3 giorni. Per fare un esempio, ora non vi so dire le frequenze precise, perché sto facendo questo video con molto anticipo, perché mi sembrava giusto, visto che mi ero preso una bella pausa, visto che ho portato dei video diversi dal solito, visto che ho smesso di fare Nuzlocke, spiegarvi un attimo che cosa passava per questo cervellino. Detto ciò, dopo che vi ho detto tutte queste cose, direi che ci possiamo salutare. Io spero che vi interessi questo nuovo progetto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Io vado a registrare Floral Tempus e poi vado a studiare per la maturità. Passate dai social e noi ci becchiamo in un prossimo video.